Palermo, presentati oggi i percorsi delle nuove linee tranviarie. Bonus assunzione, 15 milioni per incentivare l'impiego a tempo indeterminato ai disabili e disoccupati di lunga durata. Maggio in forma per prevenire i tumori al seno, l'iniziativa giunta alla sua quarta edizione è stata presentata nel municipio di Catania. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di martedì 8 maggio. Questa mattina si è tenuta la seduta pubblica conclusiva della commissione giudicatrice del bando di concorso internazionale di progettazione del sistema Tram Palermo, fase 2, progetto generale e progetto 1 stralcio. Presentati i percorsi delle nuove linee tranviarie. Vediamo il servizio. È un momento storico, è la più grande opera pubblica mai realizzata nella città di Palermo ed è la più grande opera pubblica che non riguarda un singolo impianto, un edificio, ma che riguarda una rigenerazione urbana ispirata al principio della mobilità, quella mobilità che costituisce la bandiera di questa città, profondamente cambiata. Io credo che con questa opera pubblica sarà finalmente chiaro a tutti quanto sia profondamente cambiata questa città, come sia cresciuta la vivibilità e come sia possibile coniugare radici ed ali. Io credo che la storia di questi anni consegnerà un ricordo indelebile del cambiamento straordinario della testa dei palermitani, quasi tutti evidentemente, poi qualcuno vuole canciare, e della struttura di mobilità della nostra città. Sei linee, quali saranno le tratte? Beh, sono 6 linee che si uniscono alle 4, tutte interamente finanziate, perché abbiamo realizzato la progettazione di tutte le 6 nuove linee, abbiamo il finanziamento col patto per il sud di 3 delle 6 linee, abbiamo la prospettiva di finanziamento delle altre 3 linee per le quali abbiamo comunque già il progetto e quindi siamo in presenza di 10 linee di tram che entro il 2022 serviranno per intero la nostra città da Speracavallo a Brancaccio da una parte all'altra della città, realizzando il più grande intervento di rigenerazione urbana che è paragonabile e superiore al centro storico, ma è tutto a servizio delle periferie. Non c'è mai stato un intervento così attento alle periferie come questa straordinaria opera pubblica. Certamente la gestione sarà affidata all'azienda pubblica di trasporto, la quale sta acquistando oltre 50 milioni di autobus gommati, che serviranno anche per prevedere una possibile dimensione metropolitana di questo servizio di trasporto pubblico. Voglio soltanto ricordare che mediamente un autobus dura 7 anni, un tram 50. Mi sento molto vicino ai tram come durata. 50 anni. Noi monitoriamo evidentemente lo stato di salute dell'AMAT, la quale ha delle ragioni di credito nei confronti della Regione, ha delle ragioni delle poste di disallineamento con il Comune. Abbiamo già fornito tutti i chiarimenti necessari, applichiamo la vigente normativa che prevedendo il bilancio consolidato mette in garanzia i servizi pubblici. Se qualcuno sperava di poter affidare a qualche amico privato le aziende pubbliche, oggi col bilancio consolidato perde la sua speranza, forse per questo diventa nervoso, perché col bilancio consolidato le aziende pubbliche non possono più fallire, perché è il comune per intero che si fa carico, in base alla normativa vigente, anche graduando negli anni eventuali interventi di finanziamento delle aziende. Di fronte all'ex chiesa dei Crociferi a Palermo, la protesta del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, contrario alle nuove linee del tram, che definisce un errore strategico. Noi riteniamo che quello che si sta compiendo oggi sia un grave errore strategico e di visione sulla città. Noi abbiamo una città che è già penalizzata da cantieri aperti in contemporanea che stanno bloccando la mobilità e quindi la crescita e il desiderio di trasporto pubblico in città e realizzare altre 6 linee del tram in una città che vede l'azienda dei trasporti già compromessa per l'entrata in esercizio delle linee attuali ci sembra davvero una follia che ricade sulla testa delle future generazioni.
informazioni. Il presidente dell'AMAT, quindi un uomo scelto dal sindaco, dichiara di avere una perdita strutturale di esercizio di circa 10 milioni di euro per l'entrata in esercizio già delle linee esistenti del tram, e noi sappiamo con la lettera dell'assessore al bilancio che molti crediti che AMAT vanta nei confronti del comune, dal comune stesso, che prima li ha approvati, non saranno riconosciuti, con una messa in discussione della solidità della stessa azienda dei trasporti. Realizzare altre 6 linee, sventrare la città, fra cui assi bellissimi, ad esempio quello della Via Libertà, già ben serviti dalle linee 101, quindi con una frequenza, a noi ci sembra una spesa inutile, un appesantimento delle infrastrutture in città, e soprattutto sconsiderate. Esistono tante soluzioni più intelligenti, più indolore, più economiche, come l'acquisto di mezzi ecologici da poter mettere immediatamente in città e collegare le periferie. Oggi qui vanno avanti in maniera sorda, noi, così come abbiamo detto sui conti del comune, non vediamo la sostenibilità di questa operazione. Non è un'operazione pregiudiziale la nostra, noi sappiamo che oggi il comune di Palermo, la cui Corte dei Conti mette fortemente in discussione sulla veridicità dei dati, non è in grado di poter mantenere l'opera. Noi non vogliamo ancora cattedrali nel deserto, come ad esempio è il raddoppio ferroviario Palermo-Punta Raisi, che dopo 14 anni di lavoro si scopre essere ancora fermo al palo. Riteniamo che Palermo necessiti di un piano di mobilità serio, di uno studio dei desideri di mobilità dei cittadini, e quindi quello che si sta facendo oggi è un grave errore strategico che ricadrà sulle future generazioni. Cambiamo pagina, scoperta dai carabinieri una maxi truffa informatica, PEC false di banche online, svuotati centinaia di conti correnti. 5 arresti che portavano alla luce un'organizzazione criminale che in tutta Italia si frapponeva fra clienti e istituti di credito. Una maxi truffa informatica è stata scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Messina. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. Sono stati anche sequestrati agli indagati 31 tra conti correnti e depositi bancari per oltre 1.200.000 euro. Il provvedimento nasce da un'inchiesta avviata nel febbraio del 2018 dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri in collaborazione con il ROS, che ha svelato un'organizzazione di cybercriminali con base nella fascia ionica Regina e attiva sull'intero territorio nazionale, specializzata nel rubare online ingenti somme di denaro da diverse centinaia di conti correnti bancari. Gli indagati erano in grado di modificare sui principali siti web istituzionali gli indirizzi di posta elettronica certificata PEC di alcuni tra i più noti istituti di credito nazionali ed esteri, sostituendoli con quelli di analoghe caselle di posta certificata denominate in modo del tutto simile alle originali, appositamente attivate su provider specializzati e intestate a soggetti ignari o inesistenti. In questo modo i pirati informatici riuscivano ad interporsi tra i titolari dei conti correnti online e i rispettivi istituti, secondo una modalità di attacco cibernetico nota come Man in the Middle, e allo stesso tempo riuscivano ad entrare in possesso delle credenziali di accesso ai rapporti finanziari, utilizzando le quali disponevano una sequenza di operazioni home banking in favore di ulteriori conti bancari intestati a ignare vittime di furto di identità, ma gestiti dagli stessi pirati informatici. I truffatori ricevevano la mail del cliente che credeva di contattare la propria banca per rappresentare le proprie necessità, ad esempio la chiusura o l'apertura di conti correnti o successioni mortis causa, e una volta stabilito il contatto ottenevano la fiducia delle vittime e le inducevano a fornire le credenziali di accesso e i codici operativi dei conti che poi utilizzavano per sottrarre il denaro. A questo punto le somme venivano riciclate attraverso una sequenza di bonifici effettuati su una serie di conti correnti aperti fraudolentemente, in taluni casi intestati alle stesse ignare vittime. Se le disponibilità presenti sui conti correnti erano scarse, la banda provvedeva all'azzeramento del saldo del conto attraverso acquisti di merci su siti di e-commerce, facendosi poi recapitare i beni presso indirizzi di comodo nei comuni di residenza. Ma non è tutto, perché al fine di rendere più credibile la truffa, i malfattori avevano anche creato profili Facebook intestati alle identità fraudolente e, per renderli più credibili, avevano inserito fotografie, curriculum e falsi loghi per spacciarsi per impiegati degli istituti di credito. La mente della banda di cybercriminali era Giuseppe Cesare Tricarico, calabrese,
Varese. Tra gli indagati anche il fratello Davide. Entrambi operavano nonostante fossero agli arresti domiciliari per un'inchiesta analoga della Procura di Reggio Calabria. Gli altri arrestati sono Nicola Meduri e Nicodemo Porporino, anche loro calabresi. Della banda faceva parte anche Antonello Cancelli, residente nella provincia dell'Aquila. Dopo quasi 3 mesi svolta nelle indagini sui 2 uomini scomparsi a Capaci, trovate arrestato Giovanni Guzzardo e accusato di aver ucciso Santo Alario. I carabinieri hanno trovato e arrestato nelle campagne di Termini Merese Giovanni Guzzardo, una delle 2 persone scomparse quasi 3 mesi fa a Capaci. L'uomo è accusato dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere dell'altro scomparso, Santo Alario. Dei 2 non si avevano più notizie al 7 febbraio, giorno della loro scomparsa. Guzzardo e Alario erano partiti in auto da Capaci, dal bar del primo. Poi una sola notizia, del loro appuntamento nella zona tra Ventimiglia di Sicilia e Cimino e Caccamo, erano rimasti dei video mandati da Alario alla compagna Rosalia Sparacio. Guzzardo, 46 anni, gestisce il bar a Capaci ma è originario di Caccamo. Santo Alario, 42 anni, originario di Villa Abate ma residente a Carini, era impiegato nel bar. In quelle immagini si vedono i 2 a bordo di una Panda che girano per le strade attorno a Ventimiglia di Sicilia. Sto andando a sbrigare una cosa e poi ti dico, aveva scritto Alario alla sua compagna. Poi dalle 15:51 il collegamento WhatsApp si era interrotto. Da allora i cellulari di Alario e Guzzardo sono rimasti muti. Sin dalle prime ore della sparizione erano scattate le ricerche anche con i cani molecolari nella zona di Caccamo e della diga Rosa Marina dove era stata trovata l'auto. Qui sono state analizzate le impronte lasciate attorno all'auto anche per cercare possibili tracce di altre vetture. Inizialmente le indagini si erano concentrate su un finanziamento di 180.000 euro arrivato a Guzzardo tramite una finanziaria che sarebbe servito per la ristrutturazione del locale. Secondo gli inquirenti però si sarebbe trattato di una somma eccessiva rispetto alle dimensioni e al valore del bar. Le indagini sono andate avanti fino alla svolta di ieri. La famiglia di Alario ha sempre chiesto aiuto e lanciato appelli chiedendo ed implorando di sapere cosa fosse accaduto al figlio. Bonus assunzione, 15 milioni per incentivare l'impiego a tempo indeterminato di disabili e disoccupati di lunga durata. Un contributo alle imprese contro l'esclusione dal mercato del lavoro dei disabili e dei disoccupati di lunga durata è quanto prevede l'avviso in pubblicazione al Dipartimento Regionale del Lavoro. Il cosiddetto bonus per l'assunzione prevede l'inserimento o il reinserimento occupazionale con contratti stabili a tempo indeterminato di quei siciliani fuoriusciti dal mondo del lavoro e dei portatori di handicap, il cui status è disciplinato dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili. Le risorse finanziarie in dotazione per l'intervento previsto all'avviso ammontano a 15 milioni di euro a valere sull'asse 1 del POR Sicilia FSE 2014-2020. Con questo avviso, ha commentato l'assessore Mariella Ippolito, vogliamo favorire lavoro vero e stabile per quelle fragilità sociali che rischiano di rimanervi esclusi nonostante abbiano gli stessi diritti di tutta la popolazione. Per i diversabili bisogna dare finalmente seguito ai dettami di una legge, la 68 del 99, che nonostante i suoi quasi 20 anni non ha trovato grande applicazione concreta nella società. Per i cosiddetti over ante invece auspichiamo di abbattere definitivamente il senso di smarrimento che avverte sulla propria pelle una fascia generazionale né troppo giovane per usufruire delle numerose agevolazioni pubbliche né abbastanza adulta per affacciarsi alla meritata pensione. Ho ascoltato e sentitemi le ragioni di questi abili lavoratori, specie nelle macro municipalità siciliane, dopo la crisi fatale che ha investito grosse catene commerciali. Il contributo e il bonus per l'assunzione ha un valore finanziario massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato. Il bonus è erogato per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 14.000 euro nei 2 anni, articolato in 6.000 euro per i primi 12 mesi e 8.000 dal 13° al 24.
quattresimo mese. I contributi possono essere versati in un'unica quota a saldo del bonus dopo 24 mesi all'avvio del contratto, previa presentazione delle buste paga e di copia dei versamenti mensili dello stipendio tramite bonifico bancario, bonifico domiciliato presso Poste Italiane o assegno circolare e degli F24 relativi ai versamenti dei contributi obbligatori erogati. In alternativa, il bonus può essere erogato in due quote: la prima a titolo di anticipazione nella misura dell'80% del bonus concesso dopo l'avvenuta assunzione del lavoratore e la presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa dello stesso importo; la seconda a saldo del bonus concesso è erogata dopo 24 mesi dall'avvio del contratto. Il consigliere comunale di Bagheria, Emanuele Tornatore, traccia un bilancio di questi ultimi 4 anni di amministrazione a 5 Stelle. Un bilancio negativo perché, secondo lui, la classe dirigente si è rivelata inadeguata a governare. È un bilancio assolutamente negativo quello dell'amministrazione guidata da Patrizio Cinque. Per tanti aspetti loro si presentavano come i politici nuovi, come la nuova classe dirigente onesta che avrebbe dovuto sovvertire quasi l'ordine precostituito in città, avrebbe dovuto fare la rivoluzione culturale, politica, morale di questa città amministrativa. Ecco, in realtà quello che noi oggi possiamo vedere e possiamo registrare è un totale fallimento e di quello che invece dicevano in campagna elettorale. Per tanti motivi, basta vedere le periferie della città sono abbandonate, se penso ad Aspra, se penso a Contrada in Corvino e Consona, cioè tutte le periferie che sono oltre il centro cittadino sono abbandonate, piene di buche, piene di spazzatura, senza nessun servizio. I cittadini, che sono anche migliaia che abitano nelle periferie, sono del tutto inascoltati e non hanno punti di riferimento per poter migliorare la loro condizione. Se penso al cimitero, lo hanno lasciato e lo stanno lasciando peggio di come l'hanno trovato. Bare accatastate, emergenza quotidiana sia igienico-sanitaria, tombe che non vengono seppellite, non abbiamo altri posti, la gente che va al cimitero si sente lesa nella propria dignità e nel proprio rispetto. Eppure se si va al cimitero mi dicono che manco si vedono quei gli amministratori del Movimento 5 Stelle. E per continuare ancora potremmo dire che nella gestione anche della spazzatura, nella gestione della raccolta differenziata, non abbiamo notizie, non abbiamo dati certi, non vengono trasmessi le percentuali della raccolta differenziata. E questo la dice lunga sul senso della trasparenza. E poi per esempio legata agli spazi comunali, se voi mai hanno fatto un regolamento, ma se voi pensate piazza 13 Vittime, se pensate a piazzetta Butera, a piazzetta Cutò, al teatro Branciforti, sono aree degradate, più degradate rispetto a come l'hanno trovata. Allora non è che hanno migliorato, non è che hanno modificato, hanno peggiorato la condizione di dissesto creando il disastro. Cioè, io penso che il risultato di questa amministrazione guidata da Patrizio Cinque e dai grillini è, oltre il dissesto, il disastro. Io penso che l'amministrazione sia stata paralizzata dall'incapacità di governare e quindi nel momento in cui hanno capito che non era un'associazione, non era il panificio, non era un circolo per bocciofili, ma era un comune di 60.000 abitanti e c'era da prendere responsabilità, hanno capito che sono talmente incapaci di governare che è meglio non fare nulla che fare e sbagliare. Penso che vada archiviata l'esperienza 5 e grillina del Movimento 5 Stelle. Per i motivi che abbiamo detto. Penso però che non è possibile solo metterci insieme o mettersi insieme contro il nemico, ma ai cittadini non possiamo solo dire le cose che non vanno, non possiamo solo puntare il dito nei confronti del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo, se vogliamo proporci, dobbiamo avere l'alternativa, dobbiamo fare la controproposta, dobbiamo andare al rialzo rispetto a quello che c'è stato. E io quindi penso che dovremmo interrogarci sulla visione della città, su quale città vogliamo vivere, su quale città dobbiamo vivere i nostri figli, su quale città vogliamo vivere e invecchiare noi. Maggio in forma per prevenire i tumori al seno. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è stata presentata nel municipio di Catania.
Credo che sia un obbligo da parte di tutte le istituzioni offrire la più ampia collaborazione possibile alle associazioni presenti nel territorio che vogliono promuovere la tutela della salute. In questo caso si parla di screening al tumore al seno e Suroptimist, Landos e la Fondazione Tregua già da 4 anni promuovono questo tipo di azioni. Oggi ci troviamo insieme al Suroptimist, all'Andus e alla Fondazione Tregua per promuovere per la 4ª volta un importante screening al tumore al seno. 2 eventi importanti, uno informativo e l'altro invece pratico, che si svolgerà sabato. Tutte le donne nella nostra città che vorranno potranno quindi chiedere supporto a queste associazioni e sottoporsi allo screening, che è uno screening assolutamente, assolutamente gratuito. Siamo alla 4ª edizione di Maggio in Forma, l'appuntamento fisso in cui parliamo di prevenzione e facciamo prevenzione. Quindi sabato 12 maggio aspettiamo tutte le donne che da 40 ai 49 anni vogliono fare la loro prevenzione. E li aspettiamo a Piazza Stesicoro per prenotarla, perché la prevenzione è un gesto fondamentale d'amore nei confronti di se stessi, ma anche nei confronti dei propri cari, per lasciarli più sereni. Quindi noi ci auguriamo che verrete in tante. Abbiamo la possibilità di offrire fino a 300 mammografie gratuite e vi aspettiamo per parlare insieme, ma soprattutto per fare questo gesto d'amore. Quest'anno riusciremo ad arrivare a circa 300 esami strumentali, cioè mammografie, grazie alle donazioni che l'Andos quest'anno ha potuto raccogliere. Il Maggio in Forma è un momento in cui molte donne della nostra città attendono con ansia per prenotare il loro esame mammografico, ma anche per parlare di prevenzione e di informazione. Durante appunto l'esame mammografico non è un esame finalizzato a se stesso, ma è un esame che viene completato da una serie di consigli che vengono dati alla donna proprio per avere cura di sé e per aderire ogni anno alla nostra campagna di informazione. Senza una corretta informazione non ci può essere prevenzione, e solo attraverso la solidarietà si può portare avanti questa campagna basata su una serie di screening e mammografie gratuite che le donne potranno prenotare giorno 12 dalle 9 alle 13 a Piazza Stesicoro. Il Suroptimist rappresenta la società civile, la voce dell'associazionismo, ed è felice quest'anno perché accanto alla nostra associazione hanno dato la loro adesione altri club service come l'AMMI e come l'INRUIL. Quindi più siamo e meglio è, e soprattutto una rete di donne che lavorano a favore per le donne, per la salute per le donne, insieme alle istituzioni e agli enti pubblici. Il Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Israele, approda sulla nostra isola. Le tappe siciliane saranno 3. La prima Catania-Caltagirone, che è già in fase di svolgimento. La seconda domani nel cuore del Belice, Agrigento-Santa Ninfa. E giovedì Caltanissetta-Etna. L'Istituto Superiore Crispi di Ribera, grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro sulla storia del Giro d'Italia, sarà presente nella seconda e nella terza tappa. Un'emozione grandissima per i nostri alunni, ma anche per tutto il personale, perché un giro che passa così vicino e lambisce il nostro territorio di Ribera e offre la possibilità a questi ciclisti di sentire gli odori, perché si è parlato di sudore, ma loro sentiranno l'odore, il profumo della nostra zagara, che li inebrierà e gli farà forse perdere qualche secondo, ma passare dal verdura è veramente un'esperienza che sarà per loro indimenticabile. Esperienza indimenticabile anche per i nostri ragazzi che organizzeranno poi l'accoglienza a Santa Ninfa, perché abbiamo stipulato una convenzione col sindaco di Ribera, con il sindaco di Santa Ninfa e con il consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera, Riberella. Lo sport è vita, ne approfittiamo per comunicarlo a tutti i ragazzi. Lo sport non solo tempera il fisico, ma soprattutto tempera l'anima. Lo dice uno che per circa 40 anni ha fatto praticamente solo ed esclusivamente sport. Ribera, grazie all'Istituto Crispi, svolgerà un ruolo da coprotagonista all'interno di questo Giro d'Italia che
per questa edizione bacia anche la nostra Sicilia, bacia la nostra Ribera, come diceva la preside, il nostro fiume Verdura, la foce del fiume Verdura, quindi le nostre arance. Ma non soltanto questo, questa scuola si chiama Crispi. Quest'anno è un'occasione particolare perché il Giro d'Italia in Sicilia nel bicentenario della nascita di Francesco Crispi, probabilmente nulla a caso, Francesco Crispi che ha dato tantissimo tutta la sua vita per l'unità d'Italia, quindi questo Giro d'Italia vuole battezzare questa unità d'Italia voluta dai nostri patrioti, tra cui Francesco Crispi. I ragazzi saranno bravissimi, sono stati coadiuvati dai loro insegnanti, sapranno accogliere come meritano i protagonisti del Giro d'Italia. Devo dire, non è la prima volta che sposiamo l'arancia allo sport. In genere collaboriamo con tante associazioni sportive, sia siciliane che italiane. Lo abbiamo fatto sempre, ogni anno, sponsorizziamo manifestazioni sportive in Lombardia, in Umbria, l'ultima la Maratona delle Terre Verdiane come quella della Gran Fondo di ciclismo, ma il Giro d'Italia certamente è una puntata molto importante, è molto importante che abbiamo ritenuto importante collaborare con l'Istituto Francesco Crispi proprio perché riteniamo nel progetto della Via della Zagara far conoscere questo territorio, questi profumi, queste sensazioni legate all'arancia di Ribera, proprio per valorizzare questo territorio che dal punto di vista turistico ancora non ha fatto il passo giusto. E quindi ecco, importante legare un prodotto a questi percorsi, a questi itinerari che vogliamo far conoscere l'Italia intera. Anche per questa edizione è tutto, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.